Cari amici, bentrovati, grazie di essere con noi alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima, tutte le settimane con voi su questa emittente. Nello scorso mese di agosto mi sono recato ad accompagnare il pellegrinaggio dell'Unitalsi dell'Abruzzo e del Molise a Lourdes. Abbiamo realizzato un interessante servizio che proponiamo in questa puntata e nella prossima. Vi invito a seguirci. Come sempre, questo nostro servizio termina con la buona novella. Allora a tutti, buona visione. Nell'anno della fede, dal 4 al 10 agosto, oltre 1200 persone, pellegrini, ammalati, dame e barellieri, provenienti dalle 11 diocesi dell'Abruzzo e del Molise, si recano a Lourdes. C'è chi va in aereo, ma la gran parte va con il treno, comunemente chiamato il treno bianco. C'è entusiasmo, ci si incontra, ci si saluta, si cammina insieme con la speranza nel cuore e un unico obiettivo, Lourdes. Sono milioni i pellegrini che vi si recano ogni anno, segno che vi si può vivere una parentesi di paradiso. Mi occupo dell'organizzazione, che non significa curare l'aspetto tecnico di un pellegrinaggio, significa mettere in condizione chi sceglie di fare un pellegrinaggio con Unitalsi di avere il meno disagio possibile. Lourdes è una piccola città ai piedi dei Pirenei, attraversata dal fiume Gave. Sulla solida roccia in alto si staglia l'imponente castello che ospita ora il Museo dei Pirenei. I negozi, gli alberghi e i bar si rincorrono uno dietro l'altro. Le strade sono affollate dai visitatori. In questa cittadina, il 7 gennaio del 1844, al Moulin de Bolly, da Louis Castéraud e François Soubirous, nasce Maria Bernard, che tutti chiamano Bernadette. Due giorni dopo viene battezzata nella chiesa parrocchiale. La sua infanzia, per i primi 10 anni, è abbastanza serena. In seguito, un insieme di circostanze sfavorevoli fanno piombare la sua famiglia nella miseria. Vengono sfrattati dal mulino di Bolì e finiscono in una misera stanza del Cachot, l'ex prigione di Lourdes, dove, in una stanza di appena 16 metri quadrati, vivono in 6 persone. La storia di Lourdes prende una nuova direzione a partire dall'11 febbraio del 1858, quando Bernadette Soubirous, accompagnata dalla sorella Antonietta e dall'amica Giovanna Abadie, si recano nei pressi della grotta di Massabiel, vicino al fiume Gave, per raccogliere la legna. E lì vede una signora vestita di bianco. Nel racconto testimonianza così descrive quel momento. Aveva un vestito bianco, un velo anch'esso bianco, una cintura azzurra e una rosa gialla su ogni piede. Anche la corona del suo rosario era gialla. Le apparizioni si susseguono, tanti restano increduli. Bernadette ha 14 anni quando, in un'apparizione del 25 marzo, la Madonna svela il suo nome. Io sono l'Immacolata Concezione. Il 16 luglio di quell'anno c'è la 18ª e ultima apparizione della Madonna Bernadette. Nasce così Lourdes, come una storia di fede, un messaggio di speranza per milioni e milioni di pellegrini e di malati. I vagoni del treno corrono sulle rotaie che attraversano le regioni d'Italia. I pellegrini in cammino verso Lourdes cantano, pregano,
celebrano l'Eucaristia nella cappella preparata nello scompartimento del treno. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle come te. È da vari anni che vengo a Lourdes e da pochi anni che sono assistente di sezione. Quello che è importante e vedo come missione proprio del sacerdote, come presenza accanto ai malati, venire in pellegrinaggio con i malati, è proprio questo far sentire la vicinanza sia umana a questi nostri fratelli e soprattutto attraverso spiritualmente accostarli a Cristo. 24 ore di treno sono lunghe, ma passano velocemente. L'ansia di arrivare esplode in un sussulto di gioia appena si vede l'insegna della stazione di Lourdes. I pellegrini dell'Unitalsi vengono accolti in due comode e moderne strutture, Salus Infirmorum e la Source. La stanchezza viene subito vinta dal desiderio di andare alla grotta dell'Apparizione per dare il primo saluto alla Vergine Maria. Ogni anno il pellegrinaggio regionale è un appuntamento importantissimo per noi unitalsiani, perché durante tutto l'anno viviamo momenti bellissimi insieme, e la conclusione di questo anno è qui a Lourdes, sotto la grotta di Massabielle, e lo viviamo con una molta intensità e una preparazione vissuta giorno per giorno. La prepariamo veramente con tutte le nostre forze, perché ci crediamo tantissimo. È un momento per noi di grande forza, di fede, di speranza. È importante stare insieme, condividere delle emozioni, perché sono emozioni che rimarranno per sempre, ce le porteremo sempre dietro. Quando ogni volta che ritorniamo da un pellegrinaggio e vedo il volto dei ragazzi sorridente e con qualche lacrima di gioia, o sul volto dei malati, per me è una grande soddisfazione, perché vuol dire che abbiamo regalato delle emozioni che so che per loro sono importanti, e soprattutto emozioni che le accompagneranno per tutto l'anno. Tutti i partecipanti al pellegrinaggio dell'Unitalsi dell'Abruzzo e del Molise si recano alla chiesa di San Bernardetta, la nuova chiesa, per la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Sulmona Valva, Monsignor Angelo Spina, e concelebrata dai sacerdoti provenienti dalle 11 diocesi. Nel saluto il Vescovo invita tutti a lasciarsi guidare dalla Vergine Maria, stella, che guida i passi incontro al Signore, e ad accogliere l'invito rivolto ai servi alle nozze di Cana. Fate quello che Gesù vi dirà, a chiedere al Signore, per intercessione di Maria, la guarigione del corpo e sollievo dello spirito. Vengo qui a Lourdes dal 1976, all'inizio come pellegrino, anzi il primo anno come pellegrino, e poi vedendo che l'attività che qui a Lourdes si svolgeva aveva più bisogno di sacerdoti, e allora ho ripreso l'anno successivo, e da allora, dal 77-78, sono stato sempre accanto alle persone, malati, pellegrini e personale, i quali devono fare un'esperienza tutta particolare. Io dico Lourdes non si può raccontare, perché Lourdes è una realtà, è un mondo tutto particolare, dove si entra e si viene quotidianamente trasformati, sì, dal momento essenziale della vita di ciascuno di noi, il rapporto con Dio, con la Madonna, ma questo rapporto poi non si può tenere per sé, perché si vede che intorno ci sono tante persone che vivono quella serenità e quella gioia. Allora il sacerdote si domanda come mai questi riescono, i malati in modo particolare, ad essere più sereni e più gioiosi di noi, che teniamo tutti, che non manca nulla. E allora un po' alla volta si comprende che loro entrano in quello che è lo spirito della vita di Lourdes, dell'incontro personale
con la Vergine che non possono raccontare a nessuno. Difatti, quando si domanda a qualcuno che cosa ci dici di Lourdes, rispondono sempre: venite, perché Lourdes non si racconta, Lourdes si vive. I presidenti dell'Unitalsi Abruzzo Molise portano all'altare una barca, simbolo della Chiesa in cammino nell'anno della fede, e un grande cero da donare alla Madonna, da cui vengono accesi poi tutti i lumini dei presenti. La celebrazione dell'apertura del pellegrinaggio non poteva avere inizio migliore. A passo lento ci si reca alla grotta, si prega in silenzio. Si vede un mare di luci in cammino che si agitano nelle mani dei pellegrini e dei malati. Assorti davanti alla statua della Vergine Immacolata, ognuno prega nel raccoglimento. La notte buia del dolore viene rischiarata dalla luce della fede. Sono tantissimi anni che vengo qui a Lourdes, come anni sono 37-38, come partecipazione ai pellegrinaggi ho superato i 50. Per me è sempre motivo di tanta fede che oltre ad avere io internamente, cerco di esternarla alle persone che porto in questi pellegrinaggi. Siamo venuti qui a Lourdes quest'anno, in quest'anno della fede, è il tema che ci guida in questo momento, e con la nostra sottosezione, con la diocesi, con il nostro gruppo abruzzese. E proprio per approfondire, la nostra speranza è quella di portare i nostri pellegrini, i nostri malati, e le nostre persone, i nostri anche volontari, ad approfondire questo tema della fede, e come perché ci possa avvicinare al Signore in maniera sempre più forte, più radicale. Il cielo a Lourdes il 6 agosto è nuvoloso, ogni tanto qualche piccola pioggia, ma nessuno si preoccupa e si spaventa. Viene interpretata come una benedizione di Dio e una purificazione. Si va tutti alla celebrazione penitenziale nella chiesa di Santa Bernadette. Lourdes è un richiamo per tutti alla conversione. Lo aveva detto la Madonna Bernadette. Conversione. Penitenza. Lourdes, come i grandi santuari mariani, è la clinica dello spirito. È Dio che accoglie i suoi figli peccatori e penitenti e li riporta al suo cuore di padre ricco di misericordia, concedendo il perdono dei peccati. I volti, dopo la celebrazione del sacramento della penitenza, appaiono luminosi. Si passa dal buio alla luce, dal peccato alla grazia ritrovata. Nel pellegrinaggio dell'Unitalsi a Lourdes colpisce la solidarietà dei volontari. Fare un pellegrinaggio mettendosi al servizio degli ammalati, come dama, barelliere o medico, diviene una scoperta della solidarietà, dell'accoglienza e della condivisione del dolore. Tutto ciò porta conforto tanto ai sofferenti quanto ai volontari di ogni età e ceto sociale. Apre la mente, il cuore e l'anima approda in una dimensione diversa della realtà. Lo facciamo perché, prima di tutto, perché è una cosa che da sempre ci portiamo dentro, quella di far conoscere questa realtà, e soprattutto perché in un'epoca, nell'epoca di oggi, dare a tutti la possibilità di capire che non esistono soltanto cose sciocche, ma molto spesso sentiamo dei ragazzi che si tolgono la vita magari per le stupidaggini, venire qui ad apprezzare quelli che sono proprio i valori della vita e che queste persone che noi cerchiamo di aiutare ci insegnano sempre, ogni anno, qualcosa di nuovo e qualcosa di bello. Ho vissuto la disabilità di mia mamma, che è medico, volontario dell'Unitalsi, e che mi ha spinto dopo a dedicarmi a chi ha bisogno, a chi soprattutto
forse le esigenze primarie, quindi soprattutto le esigenze più importanti che noi persone riusciamo a dare molte volte per scontato. Avendo vissuto la disabilità, per fortuna temporanea, di mia mamma, ho capito che il vero valore della vita è soprattutto ringraziare Dio di come si è, soprattutto della grande fortuna, della salute e soprattutto mettere a frutto i propri talenti per chi ha più bisogno, ma molte volte le persone che hanno bisogno di più sono quelle che ci danno la forza di capire i veri valori della vita, qual è la semplicità, l'umiltà e il dedicarsi agli altri con parsimonia e soprattutto con il cuore. Per me Lourdes è il cammino che ogni cristiano dovrebbe fare nella ricerca della fede, nella ricerca di Cristo. La mia vicenda è una vicenda personale. Io ho avuto quattro zii sordomuti, per cui sono nato con la disabilità in casa. Mi sono avvicinato a questa associazione con l'intento di portare il mio contributo a favore delle persone disagiate, disabili ed inferme, proprio anche per portare onore a questi miei zii che erano sorelle e fratelli di mia madre e che abbiamo vissuto a fianco nello stesso tavolo, nella stessa casa. Per me è un cammino alla ricerca di Gesù, alla ricerca della fede. La fede alle volte sentiamo che ci viene un po' meno, alle volte la fede si accresce entro di noi. Ecco, il cammino, il mio compito di venire a Lourdes, di portare i pellegrini e i malati, è proprio questo, di donare a loro un momento di cammino nel solco della ricerca della fede. È la terza volta che vengo a Lourdes, la prima nel 93 per un problema di salute di mia moglie e una seconda volta invece in occasione dei 150 anni delle apparizioni. Ogni volta che vengo qui a Lourdes la fede cresce in me, mi fa sentire più felice, sono più gioioso quando vengo qui a Lourdes. Forse perché sono fortunato nel ringraziare ogni giorno il Signore che non mi mette alla prova come purtroppo succede con tanti disabili e tanti malati che sono qui a Lourdes. I pellegrini si recano a vivere la Via Crucis lungo il percorso di 1,5 km che si snoda sulla collina che sovrasta le basiliche, perciò chiamata Collina del Calvario. Si viene conquistati dalla bellezza del luogo, dalle sculture. Si vive intensamente la salita di Gesù al Calvario. I malati vivono la loro Via Crucis nella parte pianeggiante, più agevole, sulla riva del fiume Gan, dove sono state collocate alcune artistiche sculture che raffigurano le stazioni della Via Crucis. La decima è stata donata dall'Unitalsi. Il cammino è lento e ricco di riflessioni e di preghiere. Riecheggiano nel cuore le parole di Gesù. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Nel silenzioso cammino ogni ammalato rivive la passione di Cristo facendo proprie le parole di San Paolo ai Colossesi. Io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che nei patimenti di Cristo manca nella sua carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Lungo la via della croce si viene accompagnati dalla Vergine Maria nel suo cammino doloroso. O voi che passate lungo la via, vedete se c'è un dolore simile al mio. La croce della sofferenza che si vede impressa nelle persone malate trova una luce nello sguardo di Maria sofferente. Lei non si ribella,
ma si abbandona a Dio e trasforma il dolore in amore, sapendo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Sono tantissimi anni che vengo a Lourdes, quest'anno forse non dovevo perché 3 settimane fa ho avuto delle ischemie e tutti mi avevano sconsigliato di venire, però io ho sentito il bisogno di venire, glielo dovevo a lei, alla nostra mamma celeste che tanto ha fatto per me e per tutti i miei pellegrini e malati che porto ogni anno e quindi mi sentivo in dovere di venire qui a ringraziare per come è andata. Anche quest'anno siamo riusciti ad organizzare il pellegrinaggio a Lourdes, nonostante le difficoltà che incontriamo durante l'anno per realizzare un'attività del genere che è abbastanza anche impegnativa dal punto di vista economico, visto il tempo che viviamo. E quest'anno abbiamo anche la fortuna di realizzare il pellegrinaggio insieme all'Abruzzo, una regione consorella con la quale abbiamo fatto tutto il programma e tutte le attività insieme sotto la guida di Monsignor Angelo Spina, così da poter camminare veramente insieme, perché poi lo scopo del pellegrinaggio è quello del cammino e del cammino insieme, così da poter raggiungere una meta secondo le indicazioni della Vergine Maria per poter arrivare a Gesù. Il nostro specifico è quello del servizio ai fratelli malati, ai disabili, e quindi la nostra esperienza di pellegrinaggio che viviamo si deve estrinsecare in questa forma di servizio all'altro. Il tempo corre veloce e i momenti di preghiera si susseguono con rapidità. Nel pomeriggio del 6 agosto, alle 14:30, tutti si ritrovano nella chiesa di Santa Bernardette per la celebrazione della Santa Messa. La celebrazione dell'Eucaristia è il cuore di ogni giornata. La si vive con partecipazione, rendendo sempre grazie a Dio per tutti i suoi doni. Terminata la celebrazione eucaristica, ci si riunisce di fronte alla tenda dell'adorazione per dare inizio alla solenne processione eucaristica. È un momento di grazia per tutti. Avanti c'è la croce, segno di vittoria di Cristo. Seguono i pellegrini, i malati. Infine sfila il Santissimo Sacramento, portato dal celebrante sotto un baldacchino in segno di rispetto, preceduto dall'incenso. Durante la processione si alternano canti e invocazioni. Dal cuore sale la preghiera. Rimani con noi, Signore. Come i 2 discepoli del Vangelo, ti imploriamo. Signore Gesù, rimani con noi. Tu, divino viandante, esperto delle nostre strade e conoscitori del nostro cuore, non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie, in particolare gli ammalati. Rimani con noi, Signore. La processione è un camminare con il Signore Gesù presente nell'Eucaristia, Lui, divino pellegrino, che unendosi a noi ci spiega le scritture, interpreta e dà senso alla nostra storia e si fa riconoscere nel pane spezzato. La processione si conclude nella Basilica di San Pio X con la benedizione. Il celebrante si avvicina agli ammalati e li benedice. Dal cuore si leva pressante la preghiera. Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Sono momenti indimenticabili che si scrivono nell'anima e la rigenerano, sapendo che il Signore Gesù è con noi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Sono venuta a Lourdes come volontaria per una mia scelta e anche perché ho sentito come un richiamo, diciamo, dalla Madonna alla quale sono molto devota.
E diciamo che è stata un'esperienza molto forte, perché ho avuto anche modo di conoscere, diciamo, persone con handicap magari, e capire che qui i veri problemi sono altri, piuttosto che magari non poter pagare le tasse, che comunque sono problemi, però diciamo ve ne sono molti più importanti. E è proprio a Lourdes che invece qui accade il miracolo, diciamo, della fede e della conversione anche di alcune persone che magari non credono, ma vedendo qui capiscono davvero cosa sia, diciamo, la fede altrettanto. La giornata scorre velocemente. Dopo cena, in carrozzelli a piedi, si va alla chiesa di Santa Bernardetta. Il cantautore Don Elio Benedetto presenta alcune sue canzoni e il vescovo Spina tiene una catechesi sulla fede. Un mix che suscita attenzione e gioia nei presenti. Il frutto del silenzio e la preghiera, il frutto della preghiera e la fede. Il frutto del silenzio e la preghiera, il frutto della preghiera e la fede. È un cammino semplice, Gesù. È un cammino semplice, è un cammino umile, è un cammino, il cammino di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Cari amici, la parabola ascoltata è per coloro che presumono di essere buoni e disprezzano gli altri. Non si può pregare e disprezzare gli altri come fa il fariseo. È un buon praticante, fa ciò che è richiesto dalla legge, inizia a pregare bene: «Oh Dio, ti ringrazio», ma poi non si interessa più di Dio e concentra tutto su se stesso. «Io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, io digiuno, io pago le decime». Ha dimenticato la parola più importante, che è il tu. Nella sua preghiera non parla a Dio, ma solo a se stesso. Si mette al di sopra di tutti. «Io non sono come quel pubblicano». Le sue opere sono il piedistallo di un monumento innalzato a se stesso. È un narciso allo specchio, lontano da Dio e dagli altri. Il pubblicano, in fondo al tempio, battendosi il petto, consapevole dei suoi peccati, prega: «Signore, abbi pietà di me». Mette al centro della sua preghiera non se stesso, ma la pietà di Dio, non l'io, ma il tu. Come nella preghiera di Gesù, dove si dice «tu». «Padre, tu sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, tu donaci, tu liberaci». Il pubblicano è perdonato non perché è migliore del fariseo, ma perché si apre come una porta al sole che entra, si apre a Dio più grande del suo peccato, a un Dio che non si merita, ma che si accoglie. Non è il suo orgoglio a prevalere, ma l'affidamento alla misericordia di Dio.
Se vogliamo lo sguardo di Dio su di noi, se vogliamo attirarlo, non rimane che fare come il pubblicano, riconoscere le nostre colpe, essere docili, umili, sottomessi e accogliere la sua misericordia che dona pace. Perché chi si esalta sarà umiliato e chi invece si umilia sarà esaltato. In questo mese di novembre ricordiamo con la preghiera i nostri cari defunti. Vi aspetto la prossima settimana su questa emittente, alla stessa ora, lo stesso giorno. A tutti auguro pace e gioia.